ho 72 anni, insegnavo scienze, un figlio, un marito, sparito nel nulla da 30 anni. Volevo bene a mio padre, a mia madre purtroppo meno. Ripetere. Devo ripetere la mia vita come una poesia a memoria. Ormai ci vengo solo d'estate. L'inverno spesso nevica. Ci ho vissuto tanto in questa casa. Quando la vedo così malmessa, sono con un senso di colpa. Aspetti, cerco la chiave giusta. O non è mai la prima, o non è mai la seconda. Ogni volta mi sembra che la casa provi a resistermi. E davanti a loro c'era un uomo con una giacca rosso fuoco, un cilindro e due occhi celesti, come non avevo mai visto in vita mia. Celesti come quei sabato e domenica d'aprile, quando sembra che il mondo sia felice e che non verrà mai un lunedì di pioggia. Fra le mani aveva delle palline colorate. Pietro guardava la televisione insieme ad Antonio. Aspettavano il telegiornale. Eccomi qua! Si è avvicinato al vecchio porcile abbandonato da anni. Si è acceso una seconda sigaretta e guardava le stelle, cercava di smorzare il fastidio di quella perquisizione.